fin dal primo film. Dunque, per il primo film, come ti sei posto il problema della musica e come sei arrivato a Morricone? Allora, intanto buonasera. E dunque, devo dire che io il mio primo film l'ho fatto quando ero molto giovane, avevo 23 anni, che era Escalation, e non avevo nessuna competenza musicale, non sapevo neanche chi fosse il mio Morricone, e quindi quando il mio produttore, che si chiamava Giuseppe Zaccariello, che aveva fatto prima a ciascuno il suo, uno o due anni prima con Petri, mi propose il mio Morricone, io dissi va benissimo. E non c'è stato un rapporto, diciamo, come dire, cioè lui ha fatto le musiche, a me sono piaciute e da quel momento in poi siamo diventati amici e per molti anni abbiamo collaborato insieme, però ripeto, non avevo una competenza musicale per potermi confrontare con lui, quindi mi ricordo che mi fece sentire le musiche al pianoforte. Io tra l'altro ho sempre pensato che lui fosse stonato, perché quando faceva qualcosa al pianoforte io non sentivo la musicalità che mi aspettavo. Ma dice, ma tu sei stonato? Ho detto, ma forse sì. Quindi, insomma, in genere mi faceva sentire dei brani al piano, li trovavo bene, poi mi invitò durante la registrazione in sala e lì mi resi conto della bellezza, della potenza anche delle sue musiche. Però poi dopo quella prima esperienza, diciamo che mi sono fatto un po' di cognizione, di conoscenza musicale, quindi il rapporto con lui è diventato anche più consapevole e insomma dialogavamo, insomma, lavoravamo insieme. Non hai mai rifiutato un brano suo? No, non ho mai rifiutato un brano suo, anche perché Ennio non è mai una persona, come dire, abbastanza impositivo, non è uno che dice ma discutiamo, ne parliamo, quindi o prendere o lasciare. Però devo dire che per tanti anni noi abbiamo lavorato insieme sino al 1995, mi sembra, ci lo sostiene Pereira, e quindi per tanti anni, 68, 95, quanti anni sono, quasi 30 anni, siamo sempre andati molto d'accordo. Poi purtroppo c'è stato un momento in cui non ci siamo più trovati d'accordo. Ne parleremo. Adesso rimaniamo sui film che hai fatto insieme. Dunque, era il periodo in cui lui scriveva molto, faceva almeno fino a 10 film l'anno, era capace, aveva, ci ha ancora raccontato quando l'abbiamo intervistato qui, continua a lavorare ogni giorno, anche di domenica, il lavoro in continuazione. Dunque, quando era più giovane era capace di sfornare tante partiture per vari film. Tu, dopo Escalation, hai fatto H2S, ti è sembrato ovvio di continuare a lavorare con lui? Sì, beh certo, io non avrei mai pensato di non lavorare con lui, tant'è che, ripeto, abbiamo lavorato per più di due decenni. Devo dire che anche lui ha sperimentato una musica molto innovativa, che non credo l'abbia poi ripetuta, cioè ha fatto una musica elettronica. Siccome era un film fantascientifico, fatto un film che non è mai uscito perché dopo un giorno di proiezione è stato sequestrato e dopodiché non ha mai più... Cosa è successo dopo un giorno? Sì, il primo giorno di proiezione il procuratore della Repubblica di Roma lo sequestrò dicendo che era un film eversivo, perché era un film un po' 68esco, diciamo. Poi non fu più rimesso in circolazione perché l'avvocato della Paramount, che era la produttrice del film, si accordò con la Procura della Repubblica per fare una serie di tagli che avrebbero praticamente menomato il film e quindi non c'è più. Tra l'altro io sono stato difeso
dal futuro Presidente della Repubblica Giovanni Leone, di questo film,